Bello a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Calciomercato Lecce. Nel senso, analizziamo al giorno 9 luglio l'operato della società, come stiamo messi per questa nuova stagione in Serie A. E quindi non siamo più per fortuna in Serie B, ma comunque ci sarà da battagliare in Serie A per cercare di raggiungere una salvezza. In questo momento, il giorno è per appunto 9 luglio che sto registrando questo video, il Lecce chi ha acquistato e che movimenti sul mercato sta cercando di fare? Questo è anche un aspetto importante da capire, e in che direzione si va nel cercare di costruire una squadra che possa lottare fino alla 38ª giornata per la salvezza in Serie A. Mi raccomando, però prima di partire vi devo chiedere un pollice in su al video e un'iscrizione al canale, totalmente gratuita entrambe. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate un bel mi piace al video per supportare i miei contenuti. Partiamo subito. Il Lecce acquista fino al giorno 9 luglio, quindi in teoria il mercato ufficialmente è partito da 9 giorni. Il Lecce acquista diversi giocatori in diversi reparti. Acquista Hassan Sisi, come si voglia dire, punta centrale, arrivato dallo Zurigo, costo gratuito. Federico Brancolini, arrivato dalla Fiorentina, anche lui è un portiere, Sisi è una punta, è un'operazione che possiamo dire che penso che Brancolini non farà mai il primo portiere, tant'è che sul portiere Lecce si sta muovendo, ma dopo lo vediamo. Brancolini credo che sia stato comprato e preso per fare il secondo portiere, il terzo penso lo faccia poi Marco Bleve. Ha acquistato in prestito Lorenzo Colombo, tra l'altro ufficializzato pochissimi giorni fa, ma la trattativa risaleva a tanto tempo fa. Arrivato per l'appunto Lorenzo Colombo, 20 anni, punta centrale dal Milan in prestito. Però è un giocatore che in Serie A non ha mai giocato. L'anno scorso ha fatto un'esperienza mediocre in Serie B con la Spal, è tutto da scoprire. Ricordiamoci una cosa, che Massimo Coda non fa più parte di questa squadra. E in più è arrivato Gianluca Frabotta, anche lui prestito con obbligo di riscatto diritto e controriscatto da parte della Juve. E su Frabotta sinceramente sono contento per il tipo di operazione, se si rimette bene in sesto fisicamente, visto che l'anno scorso non ha giocato praticamente mai per grandi problemi fisici, può essere un giocatore valido che ti può dare una mano. Ma fino a questo momento, fino al giorno 9 luglio, quanto si può dare come voto al calciomercato del Lecce? 6, nel senso che comunque la rosa è stata un minimo rafforzata, perché due punte centrali sono arrivate e comunque hai colmato un minimo la partenza di Massimo Coda, anche se spero sinceramente che arrivi una terza punta, ma una punta da Serie A che ti garantisce quei 10-12 gol in Serie A che per una squadra che si deve salvare sono fondamentali. E Colombo e Sisè se ne fanno 10 in 2, è già un buon risultato secondo me, però mi aspetto ancora una punto importante lì davanti, anche perché poi non c'è più nessuno, nel senso che poi come punti centrali abbiamo questi più un Pablo Rodriguez, che però forse sembra sul punto di partenza. A livello terzino sinistro è arrivato Frabotte, e possiamo dire che lì da quella fascia lì sul terzino sinistro siamo messi abbastanza bene, considerando che c'è Gallo. E quindi Frabotte e Gallo può essere un buon duo da alternare in Serie A. Frabotte ti garantisce leggermente più esperienza rispetto a Gallo, che sarà la sua prima stagione in Serie A. Quindi diciamo che su quell'aspetto lì possiamo considerarlo a posto. Poi per l'appunto è arrivato Federico Brancolini, e in porta qui c'è da operare, nel senso che c'è da operare perché non ti puoi presentare, con tutto rispetto, con Brancolini e Bleve alla prima partita di campionato contro l'Inter, perché non sono entrambi non sono portieri da Serie A, o comunque Brancolini e Bleve devono fare rispettivamente il secondo e il terzo portiere, con un primo portiere forte che deve arrivare qui. La società si sta muovendo, sono giorni caldi, ore calde per Simone Scuffet. Sembra che sia lui pronto a diventare il nuovo portiere titolare del Lecce, visto che Gabriel non ha rinnovato il contratto. E quindi se vai a prendere già uno Scuffet, diciamo che sistemi il reparto porta, perché Scuffet può fare una stagione di rilancio. È comunque un portiere affidabile, è abile, nel senso è bravo come portiere. A livello tecnico è un portiere forte, solo che hanno avuto una grandissima carriera, però ci si può fidare bene di Scuffet. Brancolini come secondo, Bleve come terzo, e diciamo che la porta un po' te la sei sistemata. Terzino sinistro, mentre siamo a posto, ecco, spero che arrivi tanto un difensore centrale. Fare tutto il campionato con Tui ed Ermacu titolari, spero che questo non accada, nel senso che mi serve un centrale forte da Serie A,
con esperienza, e qui si parlava di un Nikola Maksimovic che potrebbe tranquillamente arrivare a Lecce. Anche per lui comunque sono giorni caldi, nei prossimi giorni capiremo quanto si può fare veramente, quanto manca alla chiusura di questa trattativa che comunque è già impostata. E quindi se vai già a prendere un Maksimovic con Tui e Dermaku, è un terzetto non fortissimissimo ovviamente da Serie A, però Maksimovic, Tui e Dermaku è un buon terzetto. Poi dovresti ancora andare a prendere, secondo me, ancora un centrale difensivo, e quindi mi serve ancora un quarto centrale, ma un quarto centrale di livello da alternare con Tui e Dermaku, facendo però fare coppia solo con Maksimovic, perché se secondo me arriva Maksimovic, lui deve fare il titolare fisso della mia difesa. E quindi diciamo che se prendi due centrali, uno di questi Maksimovic più Tui e Dermaku, in difesa stai messo più o meno bene, però c'è da muoversi perché comunque il ritiro è già iniziato, comunque Baroni sta già lavorando, e quindi bisogna cercare di completare la rosa nel più breve tempo possibile, ma massima fiducia a Pantaleone Corvino. Andando avanti, mi aspetto l'arrivo di un centrocampista, regà, nel senso... Serve un centrocampista, è sfumato proprio oggi Ferguson, che andrà al Bologna per un milione in più rispetto a quello che avevo offerto il Lecce. Il Lecce era in chiusura sul giocatore, ma alla fine il Bologna si è inserito in maniera più cattiva e ha trovato già l'accordo col giocatore, domani farà già le visite mediche col Bologna, e quindi sfuma questo centrocampista che era un bel giocatore e che poteva ben stupire, però sfuma lui, ne deve arrivare uno forte, nel senso che ne deve avere uno forte che dovrà giocarmi con Hjulmand, con Maier, e proprio questo terzo centrocampista che deve arrivare deve fare il titolare, perché poi come riserve siamo anche messi abbastanza bene. Gargiulo, Blin, Bjorken, Gren Helgason possono tutte e quattro dire la loro da riserva, però con tre titolari importanti come Hjulmand, Maier e il nuovo centrocampista che spero arrivi. Però su questo so che lei ci sta lavorando in maniera concreta, in maniera forte, per trovare un bel centrocampista. Per l'appunto reparto attaccanti, vedo che secondo me manca assolutamente una punta di 10-12 gol da affiancare a Colombo e Sisi. E poi c'è bisogno che arrivi anche sugli esterni. Alla destra secondo me Strefezza e Listrowski possono fare bene entrambi in Serie A. Alla sinistra c'è secondo me da prendere un giocatore. Di Mariano va bene, però serve un riferimento anche lì sulla sinistra importante da Serie A, da alternare bene con Di Mariano, ad avere due giocatori forti che ti facciano quelle giocate giuste che ti servono in questo campionato di Serie A. Quindi c'è da lavorare, sono leggermente preoccupato, nel senso che mi aspetto qualche colpo importante da qui a poco tempo, perché bisogna rinforzare la squadra è da rinforzare, perché così non è ancora completa. Manca un portiere, due difensori centrali, un centrocampista, una punta e un'ala sinistra. Questo è quello che secondo me può completare questa rosa, che poi di base non è scarsa, e con Baroni può fare un buon campionato. Pollice in su al video, iscrizione al canale, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.